Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. I giganteschi anelli del Giuseppe Meazza offrono, come al solito, uno spettacolo mozzafiato. Amichevoli di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi l'un l'altra. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Passaggio in avanti nello spazio. Ha la possibilità di shot. Splendida reazione del portiere! Ha messo alla prova il portiere! Una parata eccezionale! Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. E il portiere ci mette una pezza. Altra occasione. Hanno iniziato con l'atteggiamento giusto, ma devono sfruttare meglio queste opportunità. Ottimo il fraseggio. Alla peggio nello scontro di forza. Baresi. Sicuri in fase di palleggio. Attenzione al tiro. E c'è il gol. Ottimo scambio. Si vede che questi due giocatori hanno una grande intesa. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bergomi, fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Pallone lungo in verticale. Tentativo di allungare il gioco. Libera tempestivamente. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non impensierisce la difesa. Cerca il passaggio profondo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Maldini, lungo passaggio in avanti. È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Va di testa! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Roberto Carlos cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Rijkaard. Intervento a liberare. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Ecco il traversone. Allontana il pericolo.
prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Rimessa in gioco dunque. Può metterla in mezzo. Può provare. Che classe, ottimo salvataggio. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Rijkaard. Gullit. Da lì può concludere. Roberto Baggio. Prova a fare tutto da solo. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova a lanciare al compagno. Van Basten! E c'è la rete! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Il Milan ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Decide di non rischiare. Cross verso il centro. Maldini. Kakà. Sulla destra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Cafu. E il primo tempo finisce qui. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. Si riparte per il secondo. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Snyder oggi sta trovando pochi spazi. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Buon lancio. Javier Zanetti. Ibrahimovic. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. C'è la palla lunga in avanti. Kakà. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Opta per il lancio lungo. E fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Le
l'estremo difensore la calcia lunga. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Vediamo se può capitalizzare. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Scodella in avanti. Riceve in ottima posizione. C'è un bel po'. Occasione da rete. E hanno segnato ancora. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. 3-0 dunque. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Roberto Carlos si lancia sulla fascia sinistra. Adriano scatta verso il pallone. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Palla verso il centro. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Van Basten, Gullit, Shevchenko, tocco morbido, pallonetto, riceve il passaggio, occhio al traversone, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Roberto Baggio alza la palla in profondità verso un compagno. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Ottimo disimpegno, fondamentale. Milano riprende subito il possesso della sfera. La gioca in profondità. Shevchenko, oggi è andato a segno. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Riceve un pallone interessante. Era troppo solo, non poteva fare altro. Bella apertura. Snyder. E perde il duello fisico con l'avversario. Palla riconquistata immediatamente. Kakà, oggi autore di un assist. Ormai Fabio la partita è persa, ma questa squadra non può mollare. Non può mollare così. Deve lottare fino alla fine per rispetto della maglia e dei tifosi. La mette al centro. Roberto Baggio. Avanza deciso. Che tentativo! Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Si verifica dunque una doppia sostituzione. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Samuel cerca il tocco filtrante. Suggerimento fuori misura questo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Scatta verso il pallone. Non c'è più tempo, finisce qui. Bisogna riconoscere una cosa, gli avversari sono stati nettamente più forti oggi, soprattutto davanti. Hanno veramente faticato nel riuscire a contrastarli. Per concludere l'analisi...